grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia. Dominus, il Signore sia con voi. Lectio Santi Evangelii secondo Matteo. Gloria a tibi, Domine. U ono vrieme, ode is... In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscili, esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini? È vero, Signore, disse la donna. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. La parola del Santo Vangelo cancella i nostri peccati. Poštovana braći i sestre, dragi vjernici, dragi... Stimati fratelli e sorelle, cari pellegrini, cari parrocchiani e ascoltatori della radio Mir Međugorje. Stasera siamo radunati qui, in questa unione, in preghiera, con la speranza, con amore, con la fiducia, che proprio quello che siamo, quello che portiamo con noi, quello che presentiamo qui, quello che mettiamo davanti al Signore, che Lui proprio questo esaudirà, che il Signore adempirà quello che noi portiamo e quello che abbiamo portato dalle nostre famiglie in questo posto. Tanti pellegrini che sono venuti qui hanno testimoniato proprio questo. Tanti pellegrini hanno vissuto proprio questa gioia, la gioia della guarigione. Se in questi giorni, durante il Festival dei Giovani, siete stati qui, allora potevate sentire, o magari se non siete venuti potevate seguire per mezzo degli altri mezzi di comunicazione, potevate ascoltare quella testimonianza di quella signora dell'America che parlava della sua guarigione, di quella forza, di quella gioia che lei ha provato proprio qui, in questo luogo, in questo dono di grazia. Quanti in questo modo hanno avuto questa esperienza della dimora in questo luogo? Ci sono anche coloro alle quali non si è realizzato quello che hanno pregato, desiderato, quello che hanno chiesto, ma a casa lo stesso sono tornati con la pace, con il dono della pace nel loro cuore, che con la potenza di accettare tutto quello che la vita li porta e tutto quello che nella vita li capiterà. Stasera davanti a noi abbiamo una immagine molto interessante, una immagine che in prima vista ci fa vedere Gesù in una luce
davvero insolita. Noi siamo abituati a guardare Gesù, ascoltare, leggere di Lui come di qualcuno che è sempre pieno di compassione, di amore verso tutti coloro che si sono rivolti a Lui, coloro che sono arrivati a Lui, che si sono presentati davanti a Lui. Invece qui abbiamo un'immagine che in prima vista è un'immagine insolita. Com'è possibile che Gesù, che è mite, che è pieno di compassione e di amore per i bisognosi, in un modo feroce rifiuta questa madre, questa donna? Invece se continuiamo a leggere il Vangelo, noi vediamo che Gesù, proprio per mezzo del suo comportamento, della sua relazione con lei, vuole ottenere un'altra cosa, cioè che lei vuole accrescere la sua fede. Lui vuole che lei con un fervore superiore prega per la guarigione. E io credo che stasera tutti rimaniamo ammirati proprio da questa potenza, cioè perseveranza di questa madre, sua umiltà ci tocca fino al punto che lei accetta di essere, come dice il Vangelo, di entrare nella categoria di coloro che Gesù li ha chiamati cagnolini. Sì, Signore, dice lei a Gesù, cioè fino a, umile fino al punto che lei è paziente fin troppo. Questo è che parla di lei, perché l'uomo di quale ha sentito tante cose belle, positive, vede Gesù così feroce, ma lei proprio nella potenza dell'umiltà, del rispetto, anche se le sue parole sono pesanti, lei si avvicina a Gesù. Allora, a me stesso e anche a voi pongo la domanda: come mi avrei comportato io in questo momento? Io credo che tante donne hanno cancellato Gesù per sempre. Per sempre sarebbero andati via da Lui, considerandolo feroce, inaccessibile. Avrebbero rifiutato Lui a causa delle parole che Lui ha detto. E non solo le donne, penso anche tanti uomini. Quando oggi chiedete tanti che hanno abbandonato il cristianesimo, coloro che sono usciti dalla Chiesa, coloro che non vogliono appartenere a questa comunità, quali sono i motivi? Proprio questo è il motivo. Il motivo? Perché loro considerano e ritengono che la Chiesa oggi non è tollerante, che è troppo dura, addirittura alcuni dicono troppo conservativa, non sente bisogni di tutte le categorie della società. Invece questa donna di quale parla il Vangelo di oggi, lei è così paziente, lei è perseverante e umile fino in fondo. Io direi che proprio in questo tempo, oggi, quando si parla di tanti modi di tolleranza, così si parla anche tanto della discriminazione. Allora, nella quale categoria di oggi possiamo mettere Gesù proprio a causa di queste parole che Lui ha detto a questa donna? Sicuramente a Lui ciascuno avrebbe trovato qualche etichetta, noi sicuramente nei mass media a Lui avremmo dato un altro nome per essere come un ammonimento per tutti. Invece Gesù, come dice Vangelo, quando ha visto la sua umiltà, sua fede, e quando ha visto la sua risposta,
Gesù disse: donna, è grande tua fede. Questa è quella forza che dal profondo del suo cuore e della sua anima è uscita e si è fatta vedere davanti a Gesù. Questa è quella potenza nella quale lei poteva capire se stesso, nemmeno quello che accade attorno a lei, ma nella sua ricerca, nella sua preghiera, nel suo rivolgersi a Gesù, lei esprime la sua fede, lei esprime la sua fiducia davanti a Gesù, mette quello che è necessario perché avvenga quello che lei prega. E per questo Gesù le disse: grande è la tua fede. E in quel momento, conclude Evangelista, a quell'istante sua figlia fu guarita. Stimati fratelli e sorelle, da questa immagine di stasera, da questo incontro e di questo evento, in modo particolare dall'esempio di questa donna, quello che noi possiamo imparare, io direi quello che noi dobbiamo portare da questo luogo stasera, quello che dobbiamo portare nella nostra vita, nella nostra famiglia, è proprio quello che caratterizzava proprio lei, la sua umiltà, la sua perseveranza e la sua pazienza. Io direi che queste sono le virtù che oggi noi dobbiamo riconoscere, dobbiamo scoprire e dobbiamo mettere come un compito, ecco, proprio da stasera, cercare di vivere proprio secondo il dono di queste virtù. Se noi, fratelli e sorelle, potessimo venire a Gesù come si è avvicinata questa donna, con umiltà e perseveranza, io credo che non esisterebbe la cosa che noi non possiamo ottenere da Lui. Quello che caratterizza tanti di noi in preghiera è proprio mancanza di pazienza. Noi siamo abituati di avere tutte le cose subito, e se non le abbiamo subito, allora diventiamo molto impazienti, esclusivi e disposti a rinunciare a tutto. E questo purtroppo avviene anche con Gesù. Cioè, nella nostra preghiera ci manca la pazienza, manca l'umiltà e manca la perseveranza. Qualche giorno fa abbiamo ascoltato quando Gesù diceva: bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, pregate e vi sarà dato. È proprio quello che Gesù vuole dire a noi, cioè farci capire proprio la potenza della nostra preghiera perseverante, la quale siamo chiamati di farla ogni giorno. Purtroppo noi spesso ci accontentiamo con certe preghiere brevi, preghiere che noi nel nostro bisogno pronunciamo al Signore. Invece la preghiera dovrebbe essere proprio quello di cosa sta parlando il Vangelo di stasera. Allora, se noi guardiamo indietro così, allora possiamo dire che la grandezza della fede che porta in sé questa donna non consiste solo nel fatto che lei ha creduto in qualcosa che ha sentito di Gesù, ma la sua fede è proprio nella potenza di quello che lei ha riconosciuto e ha provato in Gesù, così che lei poteva dire: sì, Signore, tu hai ragione, questo è così. In questa fede l'uomo tutta la vita appoggia sul Signore, mette tutta la sua vita nelle mani del Signore. E lui ha la fiducia nel Signore. È proprio questo, io direi, la chiave di quello che noi facciamo.
cioè a cosa siamo chiamati. Stimati fratelli e sorelle, noi ci troviamo in un luogo, in uno spazio, dove durante questi 38 anni della presenza di Maria, uno dei suoi inviti più frequenti nei messaggi è proprio la preghiera. Addirittura l'ultimo messaggio del 25 luglio dice: il mio invito per voi è la preghiera, che la preghiera per voi sia la gioia, la corona che vi lega a Dio. Figlioli, dice, verranno delle prove e voi non sarete forti e il peccato regnerà, ma se siete miei voi vincerete, perché la vostra consolazione sarà il cuore di mio figlio Gesù. Fratelli e sorelle, durante 38 anni la madre ci insegna, 38 anni lei è presente qui e instancabilmente ripete. Perché ripete così? Perché noi non abbiamo ancora sentito questa sua supplica, magari non ci siamo nemmeno decisi completamente per la preghiera, magari non abbiamo accettato nemmeno quello che lei sta dicendo. Questo assomiglia come magari tu che sei il padre o la madre e al tuo figlio continuamente ogni giorno dici qualcosa e lui come se non ti vedesse, come se non lo interessi, come si dice da noi, un orecchio è entrato e dall'altro è uscito, cioè non ti vede, non ti sente, o come oggi si dice non esisti per lui, sei inesistente. Magari questo bambino così si comporta con te e purtroppo anche noi così ci comportiamo verso Maria, e per questo lei è qui con noi, e per questo noi ereditiamo questa grazia di averla con noi, così che lei sta con noi come madre, ma come la madre che continuamente ripete, invita, insiste su quello che purtroppo in tante nostre famiglie cristiane cattoliche in qualche modo è scomparso, cioè la preghiera comune. La nostra società ci ha occupati talmente tanto che noi abbiamo tempo per tutto, ma non per Dio. Che noi abbiamo tempo per tanti miracoli, ma quando si tratta del Signore, allora prima di tutto noi diremo: non abbiamo tempo. Così non ho tempo, come un religioso, alzarmi al mattino per essere insieme ai miei confratelli in preghiera. Così poi non ho tempo a radunarsi come comunità in chiesa, come la parrocchia, per pregare tutti insieme. Non ho tempo perché ho dei impegni più importanti. Così non ho tempo come famiglia a pregare insieme perché ci sono le cose più importanti. E quello più importante è davvero inutile, senza nessuna importanza. E per questo Maria continuamente ripete, continuamente ci invita. Questa donna sapeva che solo nelle mani di Gesù lei può mettere se stesso, affidare se stesso, solo per mezzo delle mani di Gesù lei può ricevere la liberazione e guarigione di sua figlia. E per questo viene Gesù, per questo lei è paziente, per questo è umile e per questo è coraggiosa. Ecco, queste sono le virtù che, come vi ho detto prima, noi qui dobbiamo accettare, essere coraggiosi per la preghiera. Questo la Madonna tante volte ci ha ripetuto qui: decidetevi per Dio, figlioli, decidetevi per Dio.
Finalmente accetta questa grazia che hai, questa grazia che è qui e che è proprio sotto le tue mani, nelle tue mani. Deciditi finalmente, abbi coraggio, sii coraggioso, non aver paura. Lei ci invita di essere coraggiosi nella fede, coraggiosi insieme a Cristo e in Cristo. E dove nascerà questo? Dove inizierà questo? Proprio lì dove sei io come sacerdote nella mia comunità religiosa e tutti gli altri sacerdoti, prima di tutto nella vostra comunità, lì si realizza la nostra unione in preghiera e da lì parte la nostra missione. Se noi soltiamo questo, allora la mia missione non ha senso, è infanno. Magari per un attimo avrà del successo, invece a lungo andare questa è una sconfitta. Se nella propria comunità io non faccio il necessario, se io ometto quello che devo fare, allora la mia vita spirituale, cioè la mia vita nella comunità, io come membro della comunità non potrò realizzarmi fino in fondo. Così anche nella famiglia. Così pure tra marito e moglie, se lì non siamo disposti a trovare, se lì non siamo disposti a iniziare, se lì non metto l'apice della mia opera, della mia vita, proprio quella potenza che dà preghiera familiare a tutto quello che farò, tutti successi che io avrò, tutto questo sarà, come si dice, da noi viene portato in aria, senza valore. Lì inizia la tua giornata, lì inizia la tua vita, lì inizia la tua missione, da lì parte quello che sei e quello che dovresti essere. Per questo oggi bisogna essere coraggiosi, coraggiosi, bisogna essere pazienti. Qualcuno disse che Dio risponde alle nostre preghiere in tre modi. Primo modo è sì, secondo modo è non ancora e terzo dice ho per te qualcosa di meglio. Non essere impaziente, ma in preghiera prima di tutto sì, quello che dice la Madonna, colui che si è abbandonato a Dio. Allora permetti a Dio di operare in te per mezzo di te, apriti al Signore, come la Madonna dice, come quel fiore si apre al sole, così tu ti apri alla grazia del Signore affinché il Signore in te e per mezzo di te opera. Sii paziente. Se tu impari ad essere paziente in preghiera, allora sii sicuro che sarai paziente con te stesso e imparerai ad essere paziente con il prossimo. Finché non impari ad essere paziente in preghiera, non potrai essere paziente nella tua missione e nella tua vita. Ecco, per questo, fratelli e sorelle, io direi stasera, direi a voi e a me stesso, apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra vita, finché la Maria, la Madre, la Regina della Pace, per tutti noi stasera intercede presso suo Figlio proprio per questo dono di pace. E Maria sia l'esempio e maestra in preghiera, nella perseveranza, nella pazienza e nell'umiltà. Amen. Fratelli e sorelle, esprimiamo le nostre preghiere al Signore, al medico delle anime e del corpo. Abbi compassione dei miseri, o Signore, e liberali dalle loro difficoltà e malattie. Ti preghiamo.
Ma, oh Signore, che restiamo sempre accanto a Te quando viviamo momenti belli e quando viviamo momenti difficili, Ti preghiamo. Rinnova, oh Signore, gli individui ed i popoli che sono andati spiritualmente e materialmente in rovina per guerre o altre avversità, Ti preghiamo. Dona forze alle infermiere ed a coloro che si occupano dei malati negli ospedali o in casa, perché possano svolgere con umiltà il loro servizio, Ti preghiamo. Signore, davanti a Te mettiamo tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre preghiere, tutti i nostri bisogni, i nostri desideri, tutto quello per cosa siamo venuti qui stasera, e Ti preghiamo. Ascolta le nostre suppliche, Signore, esaudisci le nostre preghiere, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.